La sera i festeggiamenti proseguirono con una grande festa nella villa in collina dei conti Serbelloni Mazzanti Vien dal Mare, i quali, oltre ai soliti principi e altri potenti, estesero l'invito a tutti gli impiegati, anche i più umili, in vista dei prossimi accordi sindacali. Questo è proprio un alano brandenburghese, arciduchessa. Guardi. Però in me incute un certo timore. Fantozzi e Filini arrivarono con due micidiali frac presi in affitto. Filini sembrava un mutilato, Fantozzi praticamente in Bermuda. Ma cosa c'è lì? Un vitello? No, è un cavallo. No, è che sarebbe un cagnolino. Magari un po' grosso. Sono un cagnolino da 2 tonnellate. Ci guarda un po', ma ha un'espressione proprio umana, eh? Sì. Vede, fa le fusa. Permesso? Scusi, dottore, noi abbiamo regolari biglietti d'invito. Se lei sposta gentilmente la zona, noi andremo alla festa, grazie. Caro. Ma Filini e Fantozzi che fine hanno fatto? Io non li ho visti. Non saranno stati invitati. No, guardi, sono stati invitati tutti. Ah, sì? Persino i fattorini, persino il passacarte, tutti. Bene, bene. Perché manca qualcuno? 2 cafoni, signora contessa. 2 che credono sia molto chic arrivare in ritardo. Ma non si preoccupi, signora contessa. Invece io mi preoccupo molto. Sono in pena per 2 cari impiegati che non so che fine abbiano fatto. Aiuto! 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 Signora contessa, aiuto! Signora, che fai? Attento! Aveva un volto umano, eh? Faceva le fusa, vero? Riconosco di aver sbagliato. Buono, Fido. Provi Fuffi. Buono, Fuffi. Provi Bobby. Buono, Bobby. Friedman. Ma Friedman non è un nome di cane. È vero. Ma come diavolo si chiamerà? Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile primo, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla Piazza Rossa. Arriviamo, eccoci! Piano, andiamo piano. Non agitarti, eccoci, cara. Eccoci, siamo arrivati. Stai, ecco, cara. Ecco. No, calma. La scala la porto io. Non fare sforzi, io porto, prego. La scala. Signora contessa. Mi dispiace, impiegato. Scusi, impiegato, le ho fatto male. Niente, solo una complicata frattura cranica. Per farsi perdonare l'increscioso incidente, i conti Serbelloni, un'astuta mossa padronale, invitarono Fantozzi e Filini al tavolo d'onore. Metta quella roba al posto. Impiegato? Fantozzi. Impiegato. Impiegato. Mi permetta di presentarle alcuni nostri amici. Eccellenza, l'eminenza, l'evitanza. Donia Mignaz de Coral. Mi scusi, ho le mani un po' sudate, allora. Generale di squadra aerea Ernesto Maria Lampioni. Marchesina Giava del Corpo. Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare. Vedremo. Come vedremo? Quelli che prima avevo la mano un po' sguscitata. Scusi. Le sue scarpe. Oh, grazie, non essere squisite. No, perché me l'ha prese il cocker, il cagnolino. Impiegato, lei conosce il nostro ambasciatore di Germania? Il conte Otto von Huber Steiger. No, scusi. Può chiamare me solo Otto? No, almeno 9. 10, 11, 12. Alla fine la spuntò Fantozzi. 30 lore.
Buono, squisito. I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere? Ma non la siete impiegata? Ho la salivazione leggerissimamente azzerata. E allora beva. Ma che fa? Mi leggo la mano. Vede, ho la linea della fortuna. Che giorno è oggi? Domenica. Avete detto insieme la stessa cosa. Facciamo flick e flock, mi dia il mignolo. Tordo, la cosa più difficile in natura. L'ho già finito? Sì, l'ho divorato. Come sto andando, scusi? Male, per Dio. Alla fine decisione tragica. Tordo intero. Buono. Colori di Fantozzi: rosso, rosso pompeiano, arancio aragosta, viola, viola addobbo funebre, blu tenebra. Sul blu tenebra Fantozzi andò in coma cardiorespiratorio. Riso al forno con pomodorini di guarnizione. I pomodorini hanno questa tragica caratteristica: fuori freddi, dentro palla di fuoco a 18.000 gradi. E questo me lo pappo io! Non me lo sputerà mica qui, Non vorrà sputarlo qui, non farà una cosa simile, Fantozzi, eschi! Fantozzi! E forse lui lo sa. Come si chiamava quel fattorino, quello con gli occhi da pesce lessa, apri la bocca e chiuda gli occhi. Fantozzi!
Era caduto proprio fra le braccia di Ivan il Terribile, che trascinatolo nell'angolo più nascosto del parco cominciò a scavare una preoccupante fossa di 1,30 per 2. Una macchina che chiedeva strada. La belva lo serrò d'assedio per una settimana, che gli fu ovviamente conteggiata come ferie già godute. Ugo! È abbastanza caldo?